Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, anche per noi comuni mortali è arrivato il momento di avere fra le mani il Mavic Air 2, questo attesissimo drone di casa DJI che va a sostituire il vendutissimo e super apprezzatissimo Mavic Air 1, che però ha fatto il suo ciclo di vita, quindi viene sostituito da questo Mavic Air 2. Come vedete, io ho acquistato la versione base, non la Morfly Combo, perché per le mie esigenze era abbastanza questa, perché dal punto di vista delle batterie, per quello che lo utilizzo io e per quello che ne faccio io, mi basta la batteria che c'è dentro, ne acquisterò una supplementare in seguito, mentre per il resto la borsetta che danno all'interno, che dà DJI all'interno della confezione della Morfly Combo, non mi interessa, perché io quando vado a volare volo sempre con questo zainetto della Case Logic, che è veramente spettacolare perché ci sta il drone, ci sta il radiocomando, ci sta tutto in pochissimo spazio, ed è comunque uno zainetto nel vero senso della parola, che si può tenere davanti e dietro. Io quando vado a volare uso sempre questo, quindi della borsa di DJI me ne sarei fatto magari poco. Stesso discorso per i filtri, perché all'interno della Morfly Combo ci sono sì i filtri ND, ma io preferisco aspettare e acquistare dopo solo quelli che ritengo idonei per il mio utilizzo. Quindi appunto ho preferito per questi motivi acquistare la versione base. Diamo un'occhiata veloce alla confezione. Una cosa che salta subito all'occhio ragazzi è come c'è una grande partnership tra DJI e Apple, perché già nella confezione, anzi ve la faccio vedere da vicino. Allora, quello che volevo farvi vedere sono queste cose. Allora, il dietro della confezione troviamo il simbolo del Mac con il suggerimento da parte di DJI di quali programmi utilizzare, utilizzando appunto un Mac per fare editing video dei filmati di questo DJI Mavic Air 2. Quindi già questo è un suggerimento da parte di DJI di utilizzare un prodotto Apple, cioè un Mac, quindi già questa cosa ci fa capire della partnership che ci sono fra questi due costruttori. E un'altra cosa che ci fa capire come DJI predilige Apple è anche questa, vedete, made for iPhone, e ci dice quali iPhone sono compatibili con questo drone, mentre vedete che non trovate i simboli di altri produttori o marchi di altri produttori di telefono. Ci dice che è possibile utilizzare questo drone, o meglio l'applicazione di questo drone, fino ad un iPhone 7. Ok, da un iPhone 7 venendo in avanti è possibile utilizzare l'app DJI Fly, mentre tutto il resto vi fa capire che sì, potete utilizzare quello che volete, però è meglio che sia un prodotto Apple. E qua DJI ha sempre spinto e sta spingendo sempre di più in questa partnership con Apple. Allora, detto questo, direi che possiamo andare ad aprire la confezione. Come vi dicevo prima, la versione base, vado ad aprirla. La confezione è classica, la confezione dei prodotti è DJI, tutta bianca, che poi è in stile Apple anche la confezione. Diciamo che la confezione ricorda molto le confezioni Apple. Qua troviamo subito il drone, e ragazzi, rispetto al Mavic Air 1 è cresciuto veramente di dimensioni, ma di tanto anche, non solo di peso ma anche di dimensione. È diventato bello ingombrantino rispetto al precedente, cioè sempre compatto, ragazzi, per amor di Dio, però rispetto al Mavic Air, che se vi ricordate quando lo presentarono addirittura lo tirarono fuori dalla tasca dei jeans, se vi ricordate. E quello che presentava quel giorno, diciamo, la conferenza di DJI, se quello creò uno scalpore esagerato, perché appunto era un drone richiudibile, compatto, con caratteristiche pazzesche appunto per quelle dimensioni e compattezza che aveva, che era veramente veramente innovativa. Qua invece DJI ha preferito aumentare un po' le dimensioni, anzi un pochino di più di un po', ed è aumentato anche il peso, ma come sapete questo drone pesa 570 grammi, quindi è entrato praticamente nella stessa categoria di quello che può essere un Autelivo o un Mavic Pro 2, un Mavic Pro 1, quindi questi droni che pesano più di 500 grammi, mentre il Mavic Air 1 era sotto alla soglia dei 500 grammi. Allora, continuiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Togliamo il coperchio che teneva il nostro drone, e wow, qua troviamo un'altra novità da parte di DJI, che è il controller, completamente cambiato rispetto ai soliti controller, per intenderci controller del Mavic Air 2, controller del Mavic Mini, che poi rispecchia bene o male la forma di quello che era quella del Mavic Air 1, è molto molto simile a quella del Mavic Air 1. Qua invece, come vedete, è cambiato proprio totalmente la forma e l'ergonomia del controller. Il controller è davvero bello, anche la plastica
spettacolare qua sotto, poi con la gomma qua dietro che ci dà una bella presa. Devo dire, vabbè, a livello di qualità di materiali DJI tanta roba come al solito. Qua sotto troviamo gli stick che possiamo andare a montare in un attimo, perché ormai DJI ha optato per questa filosofia degli stick che si possono rimuovere in maniera veloce, ed è una cosa sicuramente intelligente per non andare a rovinare quando lo riponiamo in una borsa o in uno zaino. Qua sotto abbiamo una presa Type-C per la ricarica del controller, e qua troviamo l'altra novità di questo controller, soprattutto una novità da parte di DJI, che ha posizionato lo smartphone qua sopra e il supporto che tiene lo smartphone. Vedete che racchiude già il cavetto all'interno dove si va a richiudere il supporto, e anche l'antenna del nostro controller. Quindi facendo un'operazione di questo tipo, allora, questa soluzione è migliore rispetto alla precedente, nel senso che io preferisco lo smartphone sopra anziché sotto, quello sicuramente è più comodo da vedere, è più comodo dal punto di vista dell'utilizzo dell'applicazione, sicuramente una soluzione migliore. Però di contro c'è che in base allo smartphone che andremo a montare si potrebbe andare a schiacciare i tasti del volume, dello spegnimento. Vedete che qua abbiamo i due punti di fissaggio sotto e qua i due punti di fissaggio sopra, quindi magari con alcuni smartphone ci potrebbe essere la possibilità che si vadano a schiacciare dei tasti. Questa soluzione mi piace, anche se, come ho già detto in un video che ho fatto qualche settimana fa, avrei preferito una soluzione in cui era possibile avere lo smartphone che si poteva reclinare avanti e indietro, una soluzione in stile, diciamo, autelivo, o addirittura la soluzione che aveva adottato, che ha adottato Power Vision con il suo Power X, che ci dà questa soluzione in cui abbiamo veramente la possibilità di smuovere nella posizione che vogliamo lo smartphone, e tutto questo senza comunque andare a penalizzare l'ingombro quando il controller è da riporre via nella borsa o nello zaino. Quindi qua abbiamo i classici tasti DJI, qua abbiamo la possibilità di passare da foto a video, qua l'accensione e lo spegnimento del controller, qua il ritorno a casa, qua le modalità di volo, normal, sport o tripod, qua il tasto FN che servirebbe per la personalizzazione, cioè lo andiamo a personalizzare con la funzione che vogliamo noi. Qua dietro abbiamo il tasto per far partire la registrazione o la fotografia, e qua abbiamo la rotella che muove il gimbal. Quindi questo è quello che è il controller. Adesso lo andiamo a rimettere da parte, continuiamo con l'apertura della confezione, e qua troviamo l'alimentatore, che serve ovviamente per ricaricare la batteria del controller e del drone, il cavo di ricarica. Qua troviamo un cavetto USB Type-C dall'altra parte, e qua troviamo i cavetti per collegare i vari tipi di smartphone al nostro controller. Qua troviamo gli stick di ricambio, nel caso dovessimo perdere quei due che abbiamo, lì abbiamo quelli di ricambio, e qua abbiamo le eliche, sia quelle da montare che quelle di scorta. Allora, questo è tutto quello che c'è nella confezione. Qua troviamo il drone. Allora, come vi dicevo prima, il drone si è incicciottito, si è allungato. Vedete che le dimensioni non sono così diverse. Sì, questo è più piccolo sicuramente, però diciamo ha avuto un bello aumento di dimensioni rispetto alla precedente versione, che era appunto l'Air 1. Allora, andiamo ad aprirlo. Eccolo qua, il drone, vabbè, spettacolare dal punto di vista costruttivo, anche se DJI ormai si è lanciata in questo design che riproduce tutti i suoi droni, nel senso che se prendo il Mavic Mini è praticamente uguale, cioè il Mavic Mini, se io adesso lo vado ad aprire, dal punto di vista puramente estetico, è praticamente lo stesso drone, è la copia miniaturizzata di questo Air 2, o l'Air 2 è la copia maggiore del Mavic Mini. Allora, qua abbiamo le batterie, andiamo a rimuovere il sigillo qua sopra.
Le batterie sono aumentate di dimensioni rispetto al precedente modello, è anche uno dei motivi per cui pesa di più questo drone, perché comunque queste batterie pesano di più delle precedenti, ma danno un'autonomia veramente pazzesca. Se pensate che il vecchio modello riusciva solo a fare un 16-17 minuti reali di volo, questo Air 2 viene dato per 34 minuti, anche se poi non saranno quelli reali, ma anche se dovessero essere solo 30-29, capite che rispetto alla versione precedente è stato un passo in avanti pazzesco. Quindi DJI da quel punto di vista ha risolto uno dei difetti più grossi che aveva la vecchia versione. Un'altra cosa che mi piace tanto ovviamente è come è fatto qua sotto dal punto di vista dei sensori, perché abbiamo sì come nella vecchia versione le fotocamere, i sensori ad infrarossi, ma abbiamo anche un LED come nel Mavic Pro che ci va ad illuminare il punto d'atterraggio, quindi queste fotocamere in caso di poca luce saranno aiutate appunto da questo LED che andrà ad illuminare in fase di atterraggio la zona in cui dovrà atterrare questo drone. Allora, spero che sia migliorato dal punto di vista della rumorosità, questo è da testare, ma sicuramente peggio era impossibile, sicuramente DJI avrà risolto questo problema, perché già avendo allungato questi braccetti, che erano uno dei difetti maggiori del Mavic Air 1, avere i braccetti molto corti comportava che le eliche finissero molto sulla cassa del drone, questo creava queste turbolenze che facevano veramente tantissimo rumore, o meglio facevano creare al Mavic Air 1 tantissimo rumore, ed era una cosa odiosa, perché si sentiva lontano a centinaia di metri, si sentiva questo drone arrivare, anche se era un drone veramente piccolo, ma faceva un rumore pazzesco. Qua DJI sicuramente ha risolto il problema, anche perché guardando le dimensioni dei braccetti, le eliche qua non vanno sopra la struttura del drone. Dal punto di vista delle finiture, come la vecchia versione è fatta benissimo, con le retine qua e qua da parte per diciamo la fuoriuscita e l'entrata dell'aria, abbiamo sensori come nella vecchia versione ovviamente migliorati, anteriori e posteriori, e abbiamo finalmente un 4K a 60 fps che per DJI è una grande novità, perché nessun drone richiudibile di DJI aveva ancora questo tipo di risoluzione video. Qua ce l'abbiamo e qua adesso guardiamo la copertura del gimbal, perché anche il gimbal è stato completamente cambiato rispetto alla versione precedente, anzi ve lo faccio vedere qua sotto. Allora vediamo come si sgancia. Ok, vedete che è molto semplice, è una copertura rigida, un po' tipo quella del Mavic Mini, un po' più diciamo finita, un po' più resistente, un po' più pesante, però il concetto è lo stesso, si va su solo ad incastro e basta, quindi in un attimo abbiamo montato la copertura e in un attimo l'andiamo a togliere. Il gimbal completamente rifatto, bello, anche se è molto plasticoso, devo dire se è tutta plastica, però sembra veramente un ottimo gimbal, è stato completamente rifatto, anche le dimensioni sono aumentate mica male secondo me rispetto alla precedente versione, ed è pieno di pellicoline da tirare via. Poi qua da parte abbiamo lo sportellino della presa Type-C per collegarlo direttamente al computer se vogliamo trasferire i dati direttamente dal drone al computer. Qua abbiamo un altro sportellino dove va inserita la micro SD. Quindi richiudiamo il tutto. Quindi ragazzi, adesso metto le batterie a caricare e facciamo un piccolo test giusto per vedere se almeno si accende, se decolla e come si comporta, perché poi sicuramente ci sarà un aggiornamento firmware da fare, perché DJI, come sapete, come rilascia un drone c'è subito aggiornamento firmware da fare, e anche questa volta c'è, ne sono sicuro. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo, adesso batteria a caricare e poi facciamo questo test col Mavic Air 2. Ok ragazzi, tutto è pronto, andiamo a accendere il controller e facciamo questo primo test di prova, anzi proprio solo un avvio giusto per vedere se tutto funziona, se il drone decolla, perché è proprio il primo avvio. Non l'ho ancora provato, non ha fatto neanche girare un'elica fino adesso, quindi apriamo l'applicazione DJI Fly, il firmware come avete visto l'ho aggiornato. Ok, facciamo vola, quindi
sensore visivo ostruito con prudenza, perché essendo qua sotto un po' ondulato il terreno, si sta schiacciando, quindi il sensore non riesce a leggere. Poi appena decolla sicuramente questa scritta avviante se n'è già andata. Stiamo acquisendo il GPS, abbiamo già 8 satelliti, DJI da questo punto di vista nei suoi droni soprattutto di fascia medio-alta ha una velocità di acquisizione di satelliti veramente pazzesca, quindi direi che tutto è pronto. Facciamo proprio un volo qua nel giardino, qua intorno, giusto per vedere e fare un piccolo rodaggio ai motori, all'elettronica e alla meccanica di questo drone. Quindi facciamo un decollo, allontaniamo un attimo, allora accendiamo i motori, verifica installazioni eliche, ok, non mostrare più, e via. Ci alziamo, ok, stanno suonando i sensori. Allora, sicuramente rispetto al Mavic Air 1, dal punto di vista del rumore, tutta un'altra cosa, molto meno forte, sebbene è un drone di dimensioni importanti, il rumore non c'entra niente con quello del Mavic Air 1, che era una cosa già in overing, fermo così, dava un fastidio pazzesco. Allora, guardiamo subito l'overing, niente da dire, soliti droni DJI con una posizione che è praticamente immobile, posizione perfetta, quindi overing come al solito perfetto da parte di DJI. Quindi abbiamo già testato anche l'overing e visto che è veramente pazzesco. Quindi direi che possiamo alzarci un po', ci giriamo e proviamo a vedere come vola questo Mavic Air 2. Allora, sto andando contro la pianta, vediamo. Ok, vedete che contro la pianta non c'è andato, si è fermato. Quindi provo a salire. Abbassiamo un po' il gimbal, vedete come anche il ritorno di immagine è 1080, quindi ritorno di immagini di qualità pazzesca, quindi un ritorno di immagini come il Mavic 2 Pro, come Autelivo o come anche il Power EX, che anche lui ha il ritorno di immagini 1080p, quindi alta risoluzione nel ritorno di immagini, mentre il Mavic Air 1 aveva un ritorno di immagini a 720p, quindi una qualità un pochino più scarsa. Qua avendo l'OcuSync, perché questo drone monta l'OcuSync, il sistema WiFi di DJI che ne migliora le prestazioni dal punto di vista appunto del segnale del ritorno video, quindi ha la possibilità di avere i 1080p. Allora, questo è solo un piccolo volo così, ragazzi, per capire come vola questo drone, e per vedere appunto anche se tutto funziona e se tutto il comportamento di questo drone è in condizioni ottimali per poi affrontare voli un po' più importanti. E direi che il drone, ragazzi, è pazzesco, ottimo, ottimo davvero. Adesso ok, direi che come primo test, ragazzi, era solo un decollo per vedere se tutto volava bene, direi che funziona molto bene. L'applicazione è la DJI Fly, la nuova applicazione DJI, che è appunto la stessa del Mavic Air Mini, solo che nell'opzione ovviamente del Mavic Air 2, quando lo andiamo a accendere l'applicazione rileva in automatico su che drone si sta connettendo e ha delle funzioni in più rispetto ovviamente a quella del Mavic Mini. Quindi troveremo delle funzioni aggiuntive, ma l'applicazione di base è la stessa, che è molto semplificata rispetto alla DJI Go 4, quella con cui eravamo abituati con il Mavic Air 1, però DJI sicuramente adesso punterà anche con il Mavic Pro 3 ad utilizzare questa applicazione, perché è un'applicazione creata per i nuovi smartphone che usano i 64 bit, quindi anche l'applicazione è appunto ottimizzata per questo tipo di smartphone. Infatti come vi ho fatto vedere all'inizio del video, sulla scatola anche come iPhone bisogna avere un iPhone almeno 7, quindi un iPhone 7 è compatibile, da lì in su un iPhone 6 o 6S non è compatibile con questa applicazione, e la stessa cosa poi con gli altri smartphone ovviamente che non siano Apple, devono essere comunque device che supportano i 64 bit, allora devono essere smartphone che hanno i 64 devono essere smartphone che supportano i 64 bit. Quindi torniamo qua,
Allora, oggi non proviamo niente, poi faremo altri video in cui lo proveremo in tutte le sue funzioni. Sono curiosissimo di provare l'Active Track, che è una cosa che mi incuriosisce tanto, perché questa Active Track 3 sicuramente ha fatto un netto passo in avanti rispetto al 2, che era quello montato sul Mavic Pro 2, che comunque aveva, diciamo, delle limitazioni dal punto di vista proprio nella velocità di calcolo, nel decidere come seguire il soggetto e nel mantenere il soggetto. Quindi, detto questo, torniamo qua, anzi proviamo a scattare una foto. Ci alziamo, siamo ad un'altezza di quasi 40 metri, saliamo ancora e direi che possiamo salire ancora un bel po'. Comunque siamo nelle norme di legge. Allora, a 70 metri ci sta. Cerchiamo una posizione ottima per la foto. Ecco, diciamo che questa posizione non è male. Ragazzi, stiamo perdendo 19 satelliti, tanta roba, 19 satelliti, veramente tanta roba. DJI dal punto di vista del GPS è sempre il numero uno, e non solo nel GPS, ma il GPS è una delle cose che diciamo lo contraddistingue. Questa è la foto. Ne potremmo scattare anche un'altra, magari girandoci verso di qua, quindi cambia il tipo di luce, ok? E poi ne proverei a scattare una magari contro luce e vedere cosa succede. Così siamo contro luce, ok? Quindi adesso ritorniamo, perché tanto questo era solo un video, diciamo, per vedere se il drone era tutto a posto, se funzionava o meno, se aveva bisogno di essere rispedito a casa madre DJI. Quindi riatterriamo, scendiamo un po', anzi vediamo, proviamo i sensori posteriori, vediamo, mi sposto, solo non posso andare in avanti, ok. Adesso andiamo indietro, vediamo cosa succede. Ok, vedete che non va, rileva la rete lì dietro e il drone non va, quindi i sensori funzionano ottimamente, e a questo punto direi che possiamo riatterrare. Perfetto. Allora, spengo un attimo il drone e poi parliamo un attimo di com'è questo DJI Mavic Air 2. Ok ragazzi, allora cosa dire di questo Mavic Air 2? Allora, sicuramente dal punto di vista del prodotto, fantastico, nel senso che si capisce che è un drone di qualità, si capisce che è un prodotto DJI, quindi un drone sicuramente pazzesco. Sicuramente è diminuito il rumore, quindi da quel punto di vista un netto passo in avanti, che veramente era una cosa che odiavo del Mavic Air 1, e come primo volo avete visto comportamento eccezionale. Ho scattato qualche foto, ma era tutto in modalità auto, non ho toccato niente, era così come l'applicazione, perché era proprio il primo volo, cioè non aveva mai mosso le eliche, a parte quando l'avete visto in questo video, quindi era proprio un primo decollo, perché ci tenevo a trasmettere quello che erano le sensazioni di proprio un primo approccio con questo drone, nel senso che non l'ho provato prima, perché appunto volevo trasmettervi quello che stavo provando nel provare per la prima volta questo drone, è quello che trasmetteva lui nel provarlo dal punto di vista del feeling, del comportamento. Quindi questo è stato tutta una prova, diciamo, molto veloce e semplice. Poi ovviamente arriveranno altri video, perché una cosa che voglio tanto provare è vedere il 4K 60 fps paragonato al 4K 60 fps dell'Auteliu. Qua abbiamo un bitrate maggiore, perché questo ha un bitrate da 120 megabit per secondo, mentre Auteliu è di 100 megabit per secondo. Però ci tengo a fare quel confronto, perché secondo me, e magari ci mettiamo in confronto anche col PowerDX dal punto di vista video, perché anche quello è 4K 60 fps, anche se come bitrate è più basso. Poi cosa dire, il controller sì, mi è piaciuto dal punto di vista dell'ergonomico, nel da tenere in mano, così devo dire che mi sono trovato subito bene, quindi non ho trovato diciamo qualcosa di negativo dal punto di vista dell'ergonomia del controller. Anche gli stick piacevoli, giusti come sempre dal punto di vista della lunghezza della corsa e della molla, cioè praticamente DJI in questo tanta roba.
mentre altri costruttori tendono a fare sticche e molle un po' particolari che diciamo non ci danno quel feeling che invece DJI ci trasmette subito. Lo smartphone qua sopra sicuramente meglio che sotto dal punto proprio di vista della comodità, della praticità e della visibilità, quindi è sicuramente meglio che sotto. E poi il segnale video meno è da vedere, però il ritorno video è 1080, tanta roba che il Mavic Air 1 non aveva, perché come vi ho detto era 720p, qua abbiamo un ritorno video a 1080, quindi una qualità video che vediamo nello smartphone veramente dettagliata, ed è una cosa che sicuramente non dispiace a chi ama fare video e foto, vedere veramente bene cosa stiamo fotografando o riprendendo. Quindi ragazzi, questo è stato solo un piccolo test di volo, proprio piccolo, per fargli fare un piccolo rodaggio ai motori, piccolo rodaggio alla meccanica e capire appunto se il drone era funzionante o meno. Quindi ragazzi, se questo primo video e primo test con le mie prime impressioni di questo Mavic Air 2, drone sicuramente che avrà un futuro interessante nel mondo dei droni, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un confronto di questo Mavic Air 2 con gli altri droni. Ciao. Yeah.